Una volta di più siamo costretti a confrontarci con la dolorosa realtà delle armi nelle mani sbagliate, le vite innocenti che ne sono vittime. In un drammatico episodio che si è verificato il 5 agosto, una bambina di soli 9 anni è stata tragicamente uccisa mentre giocava insieme ad altri bambini sul marciapiede di un quartiere di Chicago. L'orrendo atto è stato compiuto da un individuo che sembra abbia reagito con eccessiva violenza al troppo rumore creato dai giovani, senza alcuna ragione apparente, ha puntato la sua arma contro di loro, colpendo mortalmente Serabi Medina, la giovane vittima. Una testimone ha riferito al Chicago Sun-Times: prima di aprire il fuoco, l'aggressore ha commentato qualcosa riguardo al rumore eccessivo. Tutto questo è privo di senso, poiché chiunque avrebbe potuto constatare che si trattava solo di bambini intenti a divertirsi. L'atroce incidente si è verificato nelle strade di Portage Park. La piccola stava giocando su un monopattino quando è stata colpita alla testa. Il padre della bambina ha immediatamente reagito cercando di fermare l'aggressore. Nel corso della colluttazione è stato sparato un colpo accidentale. L'aggressore stesso ha riportato delle ferite ed è attualmente ricoverato in stato di custodia in ospedale. Per una tragica coincidenza, anche la madre della piccola era stata anch'essa vittima di un tragico sparo d'arma da fuoco nel 2018.